AK-36, torre di controllo, mi sentite? Pronto, pronto, AK-36. Amaro del Trentino Ginepro, se volete fare un video musicale, questo aiuta! Cazzo, se aiuta! Buongiorno, vi trasmetto per la nuova puntata di Thunderbird in giro per il mondo con un mangiolone. I nostri tecnici hanno trovato una soluzione immediata per, vedete, come potete notare all'esterno piove e c'è il problema dell'appannamento dei vetri. Le nostre macchine, come ben sapete, non hanno l'aria condizionata. Adesso facciamo vedere la nuova soluzione tecnologica che si chiama Ciao! Che è questa? Ciao! Adesso ve la mostro all'opera. Un secondo che spostiamo la fotocamera. Prego, pulisci il vetro. Benissimo. Grazie Dario. Come avete notato, con questa nuova soluzione d'avanguardia non esiste rumore, non esiste assorbimento di energia elettrica. È una soluzione puramente casuale. Non solo, nel caso faccia abbondantemente caldo, la nostra dispositivo ciao è capace anche di soluzioni tipo asciugami sudore. Perfetto, in modo che voi potete non abbandonare il volante con una mano, quindi presenta una soluzione di sicurezza notevole. Ve la facciamo rivedere un secondo prima di salutarci. Usa l'audio, la 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 la. E ci tiene anche compagnia durante il viaggio. Saluto a tutti, alla prossima puntata. Stava dice qualche tate? Pubblicità progressa. La persona civile non si altera mai. Non insulta il prossimo. Non pronuncia epiteti per offendere le persone altrui. La persona civile si sa sempre controllare. Ah, che cazzo fai? Testa di cazzo, sciammuti, da cinciarò! Bastardo, testa di cazzo!
Senti, essere umano, io vengo dal Mars. Perché noi veniamo da Marte? Perché noi veniamo da Marte? Caro figliano, stimaci vedere la fortuna che ho messo via con la fabbrichetta. Guarda, questa è la nostra dimora. Un giorno tutto questo sarà tuo. Bene, però te lo devi guadagnare. Non voglio più che vai in giro a drogarti, a sniffare cocaina con gli amici. Devi diventare un bravo imprenditore, seguire le tradizioni di famiglia. Guarda, guarda che parco che abbiamo tirato insieme. Questo l'abbiamo fatto vendendo cipolle. Guarda là, guarda che struttura. Quello l'abbiamo fatto vendendo zucchine. Hai capito, figliolo? Hai capito? Dunque, sono qua per parlarvi di problemi inerenti al vandalismo dei graffittari. Abbiamo trovato un posto dove hanno agito abbondantemente. Ecco a voi la loro opera. Questi graffittari che non sono artisti ma sono solo dei vandali. Guardate come hanno reso questa casa. Vai. Raio Education. Questo potete vedere l'uomo cosmico prima della deflagrazione del Big Bang. Quando avvenne il Big Bang successe così. E le galassie si allontanarono sempre più. Tornerà un nuovo Big Bang?
po' da bocca. Gusta, gusta, gusta. Questo video è dedicato a una cosa che mi è successa l'altro giorno e si intitola Buca di merda. E stavo andando tranquillo con la vespetta e stavo facendo una curva di qua, stavo facendo una curva di là. A un certo punto mi ho beccato una buca così. Era una buca di merda. E non l'ho visto, ho preso la buca e sono caduto, alla fine mi sono spaccato il braccio, mi sono fatto male l'altro braccio, guardate il mio viso che prima era bellissimo, adesso è conciato come uno zombie, perché era una buca di merda. Porca vacca. Questo video messaggio serve per dare risposte a qualcuno che mi ha accusato ignotamente tramite internet. Mi hanno detto che tiro sempre in ballo Stalin, Hitler, Mussolini, quindi sono vecchio come politica. Pensateci, guardate questa bara. Qua dentro ci sta tutti i valori politici italiani. La bara è piccola perché di valori ne ha avuti veramente pochi. E poi scusate, di chi devo parlare? Di Renzi, di Berlusconi, di Alfano, di Bersani? Devo parlare di coloro che hanno uno spessore politico-culturale uguale a una meba? Ma andate a cagare!